Il 31 marzo sarà l'ultimo giorno dello stato di emergenza sanitaria. Era iniziato 26 mesi fa, il 31 gennaio del 2020, su segnalazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, oggi è stato in visita a Bergamo, la città simbolo, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di coronavirus. Bandiere a mezz'asta nei principali palazzi di rappresentanza di tutta Italia, ma è la città lombarda quella che più ha pagato in termini di vite umane, come ben documentano queste immagini scolpite negli occhi di tutti, il corteo di mezzi militari che trasportavano le bare dei deceduti. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l'intera comunità nazionale, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della giornata di oggi. Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha dimostrato di possedere, costituiscono un patrimonio prezioso, ha concluso.